Raccontare la memoria di una persona attraverso le arti. E questo è il terzo appuntamento della rassegna annuale Oltre i tuoi occhi, in memoria di Anna Maria Zurli e in collaborazione con AIL, un progetto espositivo continuativo con cadenza annuale. Le opere sono di Giacomo Lazzari, Luca Cacioli, Luca Terzo, Silvia Preziosi e Massimiliano Precisi. La mostra è in corso alla Casa dell'Energia. Come direttore di Casa dell'Energia per me questo è un grande pregio, un grande vanto, ospitare la terza edizione di questa mostra, anche per quella grande carica di sublimazione che porta nei confronti del personaggio di Anna Maria Zurli e per tutta quella carica che gli organizzatori e gli artisti hanno messo nell'esposizione. Questa mostra, diciamo, è molto più ampia rispetto a quella degli anni scorsi, perché ci siamo allargati, oltre che alla fotografia c'è la pittura e la videoarte, e mi è sembrato giusto dare spazio a più arti, appunto, per rendere, insomma, questa mostra più fruibile, più, diciamo, anche più bella forse. E dal mio punto di vista fotografico, appunto, mi sono concentrato su delle lame di luce, dei particolari che si venivano a creare nella mia stanza, e mi è apparso, insomma, subito all'occhio questa cosa e ho voluto dare importanza ai dettagli che, insomma, si possono vedere nelle foto. Io volevo ringraziare la famiglia Zurli per l'invito, sono Giacomo Lazzari, anch'io ho partecipato alla mostra con un progetto fotografico e anche un progetto in collaborazione con Massimiliano qui accanto a me, e la mia ricerca si è basata su un nudo fotografico, quindi su uno studio della luce che permette di dare al corpo tridimensionalità, mentre con Massimiliano abbiamo avuto un approccio di collaborazione, ovvero nella prima parte Massimiliano ha chiesto a me di mettere la mia fotografia al servizio della sua pittura, mentre in secondo luogo io ho chiesto a lui di mettere la sua pittura al mio servizio. Ne è uscita una serie di fotografie dove Massimiliano ha creato con il light painting i suoi personaggi molto riconoscibili, mentre lui è intervenuto direttamente con tecniche miste sulle mie foto. Io mi unisco ai ringraziamenti alla famiglia Zurli, perché come la famiglia Luzzi, quindi come la nostra famiglia, ha reagito a un evento tragico con la bellezza, l'arte e l'unione fra le persone. Quindi noi siamo qui stasera a raccogliere fondi con il nostro cioccolato solidale, cerchiamo di portare avanti l'assistenza medico-domiciliare per i pazienti che non possono andare a curarsi in ospedale, e abbiamo anche un servizio psicologico molto valido per aiutare sia i pazienti che i familiari. Quindi grazie a tutti per questa meravigliosa occasione.